capitare, come è successo anche ai nostri amici, di essere sorteggiati, di avere in sorteggio un biglietto per la prima settimana e uno magari per la seconda, per cui poi dopo devi decidere se vale la pena di stare magari 10 giorni a Wimbledon per poterti godere tutte e due le giornate in cui sei stato estratto. Comunque io ho visto certa gente qui, certi amici, certi appassionati che non si sa come, Jimmy Connors, eccolo qui, è in veste di telecronista, Dick Hamburg al suo fianco è il telecronista, l'anchorman della NBC, la televisione americana, che trasmette questo torneo in diretta. È diventata tradizione negli Stati Uniti fare colazione con Wimbledon, si chiama Wimbledon Breakfast perché ci sono 5 ore di differenza tra New York e Londra, quindi alle 14 locali sono le 9 del mattino di una domenica a Londra, sono le 6 del mattino, invece devono fare un po' colazione un po' prima a Los Angeles. Comunque la NBC è responsabile per essere riuscita finalmente a convincere gli inglesi a giocare la finale del singolare maschile la domenica e non il sabato. In quel caso gli inglesi hanno pensato bene di abbandonare il loro amore per la tradizione. C'è un prezzo per tutto, Ubaldo, vero? Tutti hanno un prezzo e anche le tradizioni, fine, anche qui in questo paese che è poi la roccaforte delle tradizioni. Nel 1982, ecco, la finale si è cominciata a giocare di domenica, perché così la NBC ha a disposizione 2 giornate, il sabato e la domenica, per riempire i suoi programmi, ha potuto quindi pagare molto di più per i diritti televisivi. C'è soltanto, ecco, che hanno confermato l'arbitro che aveva vinto il sorteggio, Edberg, che ha scelto di rispondere. Soltanto qualcuno disinformato sperava che i diritti di Wimbledon potessero continuare a costare pochi soldi. Wimbledon è il più prestigioso avvenimento sportivo del calendario britannico, uno dei più importanti del mondo, e quindi giustamente gli organizzatori hanno dato un valore concreto, aderente alla realtà, aderente al valore dell'avvenimento, a questi diritti, e c'è gente che è rimasta fuori gioco perché non è aggiornata con la realtà televisiva del momento. Boris Becker al servizio, è il primo punto della finale 1990. Play. Una buona prima palla, abbastanza robusta, non violentissima. Edberg ha preferito rispondere perché all'inizio battere a freddo è sempre un piccolo problema. 30. Per ora è un problema rispondere. 30-0. Sul terzo punto Edberg è riuscito a mettere la palla oltre la rete, ma una poi sul successivo colpo il suo passante di dritto finito nettamente in rete. Scusate, 40-0. Pena lunga la volée di Becker, 40-15. Stepanello, 40-30 da 40-0. Questo è comunque il primo bel punto.
pare sia la prima seconda palla di Becker. Ha messo 5 prime sui primi 5 servizi. Nettamente fuori la risposta di rovescio di Stefan Edberg, 1-0 Becker, primo set. Due seconde palle. Time. Va al servizio Stefan Edberg con Boris Becker in vantaggio per 1-0. Edberg to serve. L'anno scorso Edberg ha perso il primo set della finale per 6-0. Sfido che aveva paura di entrare a freddo. 15-0. Lunga la risposta di rovescio di Becker. La mia impressione è che questo match si possa decidere più sulla risposta che sul servizio. Contro Gilbert, Becker si è preoccupato sempre di mettere la prima palla. Contro Ivan Isevic invece ha servito 15 ace. E 10 doppi falli. E vediamo che tipo di tattica adotterà oggi. Violenta la risposta di rovescio di Becker. Edberg non riesce a giocare la volée di dritto. 15 pari. Destra 15-30, due grandi risposte, soprattutto questa. Nel corso del torneo hanno perso 3 set ciascuno. Ma direi che è andato più vicino a perdere, o comunque ha rischiato di più, Stefan Edberg, che ha vinto 9-7 al quinto, una partita contro Amos Mansdorf. Assegno questa volta la volée di dritto di Edberg, 30 pari. Ha sicuramente stato più in pericolo Edberg, perché i due set li ha persi nella stessa partita, mentre invece Edberg, Becker ha distribuito i suoi 3 set perduti in 3 incontri diversi. Con Ivan Isevic ha rischiato di andare sotto di 2 set. Sì, perché Ivan Isevic ha servito per il secondo set dopo aver vinto il primo. Sulla riga centrale la prima palla di Edberg, 40-30. Ha girato verso l'esterno la palla di Becker. Uno pari. One game all. Primo set. Sono fasi di studio queste, nessuno dei due ha tirato ancora forte il servizio, anche perché all'inizio bisogna stare attenti, soprattutto Edberg che soffre di un piccolo stiramento addominale che ogni tanto salta fuori. L'ultima volta in Australia, nella finale persa poi con Ivan Lendl. Fifteen love. 15-0, non riesce a giocare il passante di rovescio Edberg, ha giocato una buona volée d'approccio Becker. Becker la prima volée dopo il servizio la gioca quasi sempre interlocutorio, ma prende bene la rete. Poi è difficile passarlo, anche se la palla è lontana lui si tuffa. Grande portiere.
riuscito a tagliare dall'alto in basso la palla. Edberg sulla risposta di rovescio. Becker ha sbagliato la volée di dritto. Pare che ci sia molta tensione in campo. Anche se si conoscono bene, insomma, proprio, o forse proprio per questo. Hanno giocato 27 volte. 16 vittorie a 11 il bilancio a favore di Boris Becker. Ho cominciato a giocare da quando erano ragazzini, a livello dei junior. Le statistiche ufficiali dicono 15 a 8 perché non tengono conto di 4 incontri giocati nei tornei giovanili. Un'altra risposta di Edberg mette in difficoltà Becker sulla volée. C'è un anno di differenza fra i due, quindi a livello di gare giovanili quell'anno naturalmente si sentiva di più. Edberg è di un anno più anziano rispetto a Boris Becker. Un anno e 10 mesi, quasi 2. È fuori la volée bassa di dritto di Boris Becker e ci sono due palle break sull'uno pari del primo set. Edberg ha giocato le ultime 3 risposte di grande controllo, cioè non ha cercato il punto, ha cercato di mettere in difficoltà Becker. E Becker non ha ancora mai sparato davvero forte la prima di servizio. Non gli entra la prima. È lunga la difficile demi-volée di dritto di Becker, c'è il break, 2-1 per Edberg, primo set. Quindi un break già nel terzo gioco. Quindi partita che comincia a schiodarsi innanzitutto dalla regola del servizio. Sono state 4 belle risposte di Edberg. Nessuna, diciamo, decisiva, però ha costretto Becker a giocare 4 difficili volee basse. Edberg ha lasciato andare una palla che è uscita di un centimetro, se è uscita. Sì, 15-0. Non era neppure tanto convinto, ora la rivediamo. Forse è fuori. Carica troppo sulla volée di dritto Edberg, che di solito blocca questo colpo, questo qui invece l'ha giocato con una spinta maggiore e l'ha sbagliato. 15 pari. La Becker non è ancora riuscita con una risposta vincente. Questo è un passante di rovescio da circoletto rosso di grandissima qualità, perché la volée di Edberg era andata proprio nell'ultimo angolo del campo. Peccato che non abbiano il tempo di proporci il replay, perché è stato un colpo veramente straordinario. Qui Edberg, proprio perché conosce Becker, perché un altro giocatore, dopo la volée di rovescio che ha giocato Edberg, poteva anche girarsi, però Edberg, che conosce le risorse di Becker, è rimasto lì e è riuscito ad intercettare il recupero. 30 pari. Questo è il colpo migliore di Edberg, la volée di rovescio con un angolo che rende impossibile qualsiasi recupero. 40-30. A vedergliela fare sembra molto facile, a giocarla è difficilissima, perché lui si tira fuori proprio la volée di rovescio dal petto e riesce a dargli un angolo impossibile. Mancato di un soffio l'ace Edberg. Edberg non ne fa mai molti. Doppio fallo. Deuce.
40 pari. Rivediamo, c'era lo spazio per tirare lo smash dall'altra parte, poi ha rimediato con questo splendido tocco. Mi sembra comunque un Edberg piuttosto carico, guardate se ce lo fanno vedere il pugnetto che mostra appena fa la volée vincente. No, hanno bloccato qui, no, l'immagine. Non ti hanno accontentato, guarda. Questa è una bella palla tagliata verso l'esterno, molto difficile rispondere, infatti Becker non ci riesce. 3-1 Edberg, primo set. Nei tornei del Grande Slam Becker ha vinto 4 finali su 5 disputate, Edberg ne ha vinte 3, ne ha perse 3. L'ultima però all'Open d'Australia l'avrebbe probabilmente vinta contro Lendl, che stava giocando molto meglio, ma si fece male. Questa volta il miracolo è di Edberg. È riuscito a giocare questo cross di dritto, è un colpo che è un po' la specialità di Boris Becker, uncinando la palla, ed era molto fuori dalla riga di fondo. 0-15. Prodezza in assoluto. Risposta di dritto di Edberg mette in difficoltà Becker, 0-30. Beh, mi pare, Rino, che la scelta di Becker di servire piano, che andava bene contro Gilbert, oggi non gli stia dando grandi frutti, perché Edberg sta rispondendo molto piano, molto bene, basso nei piedi. Edberg ha fatto gli ultimi 6 punti con la risposta praticamente, sul servizio di Becker. Cioè, Becker sperava che Edberg non avesse tanto controllo. Invece Edberg fino adesso ne ha moltissimo. Cosa che va sottolineata, l'abbiamo già fatto notare l'altro giorno nell'incontro con Ivan Lendl, è che Edberg risponde bene anche di dritto. Ripete la prima di servizio Becker. Forse Becker pensava che Edberg rispondesse bene anche di dritto quando doveva incontrare una palla forte, per questo sta cercando di dargli delle palle più morbide, però fino adesso non funziona. Ubaldo, per quanto morbido il servizio è sempre una palla robusta, non è quella palla a metà campo che durante gli scambi, sulla quale ogni tanto Edberg perde il controllo del colpo. Qui ha tentato l'ace, è la prima volta che ci prova. Deve servire la seconda palla sullo 0-30. E anche qui vedi una risposta che mette in difficoltà Becker, cioè è una risposta sulla quale Becker riesce sempre a giocare la volée, ma è sempre costretto a giocare una volée difficile. 0-40, 3 palle per il 4-1. Rino, fino a questo momento Becker a rete sta facendo un po' la figura di Lend, sta sbagliando un sacco di volée. È vero, però non riesce a neutralizzare la risposta, deve riprendere più rischi nel servizio. Ecco qui che una bella prima palla. Ho sentito. Sai, non c'è mica bisogno di. Becker non può rinunciare ad un'arma per lui importante come il servizio. Le considerazioni tattiche va bene, ma poi a un certo punto sull'erba il servizio deve rendere. Quindici-quaranta, seconda di servizio. Out.
questo è un brutto errore. Si allunga male sulla volée di rovescio Boris Becker. 4-1 Edberg e servizio per lo svedese dopo il cambio di tempo. Edberg leads 4-1. Belfe Tennis, big match. Luca Mariano Antoni mi fa notare che finora sulla seconda di servizio Becker ha fatto un punto e ne ha persi 7 quando ha servito la seconda palla. Allora per questo cerca di mettere la prima, però non è una prima convincente. Questa volta è la risposta di Becker a mettere in difficoltà Edberg, 0-15. Sembra Rino di assistere un pochino a un set rovesciato rispetto a quello dello scorso anno. Quando... Beh, oddio, l'anno scorso c'è stato un 6-0 ancora più duro, per ora siamo 4-1 qui. Sì. 15 pari. La finale dello scorso anno, lo ricordo, Becker vinse 6-0, 7-6, 6-4. Edberg è stato 6-5, 40-0 nel secondo set, lì ha perso 12 dei successivi 13 punti. Becker ha subito i due breaks entrambi a 15, cioè facendo un solo punto quei due turni di battuta oggi. Davvero inconsueto. Lo smash di Edberg, 30-15. 30-15. Energica la seconda di Edberg, in rete la risposta di dritto di Becker, 40-15. Salvo un paio di colpi di tosse sul campo centrale, c'è un silenzio quasi irreale quando un giocatore sta per servire. The silence of Wimbledon, il silenzio di Wimbledon. Lungo il passante di rovescio di Becker, peraltro difficilissimo. E siamo 5-1 Edberg, primo set. Edberg leads 5-1, first set. Vediamo se sul 5-1 Becker tira di più sul servizio. No, ancora una prima lunga, ma non forte. 15-0. Comunque sufficiente a procurargli il punto. Un po' l'esecuzione della volée di rovescio, ma gli ha dato un taglio alla palla che l'ha resa imprendibile. 30-0. La risposta di Edberg stavolta non era un granché, era un po' alta. Il tentativo di giocarla lenta e calante. Taglio dal sotto. Passare.
Edberg per il momento ha visto che sta pagando una risposta di controllo, non una risposta a strappare, a fare decisamente il punto. Quando si ha un po' di tensione addosso nel braccio è più difficile giocare la volée che si deve spingere, che si deve dirigere, anziché una volée di opposizione. Era giusta la lunghezza, ma sbagliata la direzione del pallonetto liftato di Edberg. 40-0. Ha dato il giusto giro alla palla, Edberg, ma ha mancato il campo di 15 centimetri. Lunga la volée di dritto di Becker. Ha voluto spingere la palla, non ce n'era bisogno. Richiesto di un pronostico, l'altro giorno Becker ha detto: vincerà chi si sveglia meglio domenica mattina. Per ora si ha la sensazione che non si sia svegliato tanto bene. Ecco l'ace. Ace, è il primo ace dell'incontro. Punteggio è 5-2. A favore di Stefan Edberg, che servirà per il set dopo il cambio di campo. New balls, please. Come fare i soldi leggendo una rivista? Millionaire, mille idee per far soldi. Millionaire, la tua grande occasione è in edicola. Sgomma tutto, via lo sporco dappertutto! Ma dove lo trovo? Casalinghi, supermercati, grandi magazzini, elettrodomestici, tabaccherie, ferramenta, colorifici. Muratti Time. E via, la forza è nell'equilibrio. Stefan Edberg si appresta a servire per il primo set, è in vantaggio per 5-2, quindi due break di margine. Adesso serve con le palle nuove. Becker non ha l'abitudine, come Lendl, di cambiare la racchetta, ma ha cambiato la maglia al cambio di campo. Fa caldo, quindi finalmente cielo tutto sereno sopra Wimbledon. È forse la giornata più calda del torneo, sicuramente della seconda settimana. Fuori la risposta di dritto di Becker, 15-0. Messo una prima molto profonda, Edberg varia molto gli angoli dei suoi servizi, non serve quasi mai nello stesso punto. Si difende bene con la volée di dritto Edberg, 30-0. E non si difende invece altrettanto bene Becker, che è rimasto un po' fermo con le gambe. Ha giocato questo ultimo passante come se fosse una demi-volée, perché non era stato abbastanza reattivo. Riprende la palla Edberg. C'è il sole in faccia, è lì. Fuori love. Comunque 40-0, 3 set point per Stefan Edberg. Questo signore è Bob Brett, l'allenatore australiano di Boris Becker. Passante di dritto in corsa a Becker dopo la volée bassa di dritto di Stefan Edberg. Il primo set se lo aggiudica lo svedese. 29 minuti, 6-2. Inquadratura anche per Tony Picard, l'allenatore inglese di Stefan Edberg. Impassibile, come peraltro anche Bob Brett. Dalle loro facce non si capiva chi aveva vinto il primo set. 28 punti a 16 per Stefan Edberg, che ha realizzato un parziale di 17-6 sulla propria battuta. 15-0 con Becker che serve.
ottima la risposta di rovescio, mentre Becker sfoga in un urlo il suo disappunto. 15 pari. Scivolato proprio male, ha perso l'appoggio sul piede sinistro. Ma è dall'inizio del torneo che Becker ha dei problemi a mantenere l'equilibrio. All'inizio dicevamo forse ha sbagliato sciolina, cioè ha sbagliato le scarpe. Francamente è l'unico giocatore che scivola così tanto. È uno dei più pesanti, quindi più portato magari a scivolare di altri. Però gli anni passati non lo vedevamo scivolare così tanto. Quindi a meno che sia cambiata l'erba. Penso, difficile. 15 pari. Troppo alto Edberg. 30-15. Ecco Jon Tiriak con i baffoni, manager di Boris Becker, col quale pare che non vada più tanto d'accordo come una volta. E ci sono un po' di voci. Becker è un giocatore di grande personalità, il giovane più maturo della sua età. Tiriak che vorrebbe manipolarlo sempre a modo suo, non è così facile. Beh, è riuscito a spostarsi Edberg da rispondere di dritto ed ha miracolosamente trovato lo spazio che non era facile tra il corpo e la palla. Nulla da fare per Becker. No, era un angolo impossibile da coprire. 30 pari. Anche che abbia colpito la palla con un attimo di ritardo. 30. Stavolta non trova la palla sulla risposta Edberg. 40-30. Per ora è una finale che mi pare che stenta un pochino a entrare nel vivo. Edberg non sbaglia nulla, per la verità, ma Becker non è ancora il miglior Becker. Il miglior Becker non prende 6-1 da nessuno al mondo. Servizio vincente comunque, Boris Becker 1-0 nel secondo set, primo set Edberg 6-2. Jennifer Capriati, la più giovane campionessa del tennis mondiale, vince per simpatia, voglia di giocare, gusto di migliorarsi, di primeggiare. Jennifer Capriati vince sete e fatica con i sali minerali di Gatorade, la bevanda non gassata che la fa ripartire di slancio verso un futuro sempre più entusiasmante. Gatorade, vince la sete e riparte di slancio. Gatorade. Insieme perfetto. In auto, l'insieme Kenwood. Kenwood è potenza. Kenwood è fedeltà. Stefan Edberg al servizio sull'1-0 Becker nel secondo set. Al mio fianco ora Roberto Lombardi, buongiorno a tutti. Non passa il rovescio di Becker. Roberto, come hai visto il primo set? La gara alla vigilia si presentava come una battaglia tra il servizio di Becker e la risposta di Edberg. La battaglia nel primo set l'ha vinta la risposta di Edberg, che ha giocato soprattutto sulla debolezza di Becker. Becker è lento a venire a rete a giocare la volée ed Edberg è riuscito sempre a fargli giocare delle volée molto basse, quindi mettendolo in condizione di giocare con molto rischio. Sulla riga la volée di rovescio di Edberg, Becker contesta, 30-0, io l'ho vista buona. Sì. Il replay non ci racconta nulla perché la palla è coperta dal corpo di Boris Becker. Taglio
calcio verso l'esterno. 40-0. Abbiamo visto un altro esempio di come sia rapido e reattivo, elastico Edberg a prendere la rete sulla risposta di Becker. Ha giocato due volte la volée sulla riga. Bastava meno, però. Poco fortunato Becker, che aveva giocato una grande risposta di rovescio adesso. Ma sai, Becker per questa superficie ha doti di potenza e di acrobazia superiori a Edberg. Edberg ha una rapidità nel conquistare la rete che Becker non ha certamente. Lascia andare Edberg la risposta di Becker, tiene il servizio 0, siamo 1 pari nel secondo set. One game all, second set. È il secondo servizio consecutivo che Edberg tiene a 0. Gli ha ceduto un punto negli ultimi 3 turni di battuta. Eh sì, gli leva sempre il tempo, quindi è difficile per Becker riuscire a trovare anche la misura nella risposta. Poi giustamente Edberg cambia spessissimo il tipo di angolo, per cui anche Becker non ha il tempo per giocare una risposta con molta sicurezza. Doppio fallo. Proprio nel momento in cui probabilmente Becker deve essersi detto di bisogna che cerchi di tirar fuori qualche cosa di più dal servizio, ha preso un po' più di rischio, ecco che si spiega il doppio fallo, probabilmente. Sì, nel match con Ivanišević è vero che Becker ha servito 15 ace, ma ha fatto anche 10 doppi falli, per cui se aumenta la potenza è chiaro che aumenta il rischio. Da di pagare un biglietto d'ingresso in qualsiasi, sì, in qualche qualsiasi modo. Settore tu voglia entrare del gioco. In qualche modo. Molto bravo Edberg a entrare nel campo. Lui ha giocato una risposta che ha messo in difficoltà Becker e quindi ecco, la rivediamo. Questo è tatticamente perfetto. Sì. Che cosa poteva fare Edberg tanto di più su quella volée bassa di rovescio? Sì, poteva trovare un taglio in diagonale, ma era un ricamo alla McEnroe dei migliori tempi. Poi è arrivato in ritardo, Edberg, come dicevamo prima, è riuscito a trovare questo angolo basso. 0-30. Becker ha giocato in difesa. Per Becker, 15-30. 15-30. Il servizio lo aiuta poco. Secondo doppio fallo di Becker, 15-40, due palle break. Sicuramente fino a questo punto Becker non ha dimostrato di essere in grande giornata, però bisogna anche considerare la pressione che gli mette Edberg, che risponde quasi sempre e in che modo. Comunque due brutti doppi falli, anche perché la seconda palla è andata proprio in mezzo alla rete, non sì. È che abbia mancato il campo. Steccata praticamente. Poco centimetro. E anche qui seconda di servizio. Nel primo set Becker ha servito 9 volte la seconda palla, ha fatto 2 punti, ne ha persi 7. Oh, beh, questo è un capolavoro. Perché giocare un pallonetto di mezzo volo e dargli la traiettoria giusta, questo è colpo incredibile. È una prodezza. 2-1 Edberg con un break di vantaggio nel secondo set. Edberg leads. Quando hai sete, bevi Enerbit. Enerbit, quel qualcosa in più che anche tu puoi avere. Blue
segno blu per chi ha carta bianca. Muratti Time. E via, la forza è nell'equilibrio. Per il momento è Stefan Edberg a comandare il gioco ed il punteggio. Ha vinto il primo set per 6-2, conduce 2-1 e servizio nel secondo set. Tornato al mio fianco Guardo Scanagatta. Caro Rino, qua mi sembra che questo Becker oggi non vada un granché. Nel confronto indiretto con Lendl sta vincendo Lendl. Lendl ha resistito meglio a un grande Edberg di quanto sta resistendo Becker. 15-0. Finlandia. Dio, anche Lendl ha preso 6-1 nel primo set. Sì, però nel secondo ha tenuto fino al tie break. Ha avuto una palla per andare 5-3. Dopo aver salvato 5 palle break. Sì, sì. Certo, è una partita completamente diversa da quella che questi due giocatori hanno giocato sull'erba del Queens qualche settimana fa. Vinse Becker 6-4, 6-4, è stato l'ultimo confronto diretto. Dicono sempre, no? C'è la vecchia tradizione che chi vince il torneo del Queens non vince a Wimbledon. Soltanto Becker ci è riuscito nell'85. È un gioiello questa demi-volée di dritto di Edberg, morbida, a mettere la palla appena oltre la rete, vale la pena rivederla. Visto come si è trovato in difficoltà Becker a rispondere su quel servizio, guarda che... Ma soprattutto il movimento delle gambe, ecco, guarda come accompagna, come ammortizza con le gambe la demi-volée di dritto Edgar. Mancato di un soffio un ace. Strappare la risposta Becker, puntuale la volée di rovescio di Stefan Edberg. Becker, se vuole strappare la risposta, dovrebbe cercare semmai di indirizzarla sulla volée di dritto di Edberg, non su quella di rovescio. Comunque sono considerazioni che si fanno qui seduti in cabina, lì sul campo centrale deve essere un altro affare. Questa è una gran risposta. Messo in difficoltà Edberg. Qui è bravo Becker a entrare nel campo, a giocare poi al volo. 40-15. Comunque anche in questa occasione era stato bravo Edberg, perché non era facile rimediare, riuscire mandare a riprendere la palla. 40-15. Nettamente oltre la riga di fondo la risposta di Becker. 3-1 Edberg. Secondo set, primo set 6-1 Edberg. Edberg continua a vincere il proprio servizio con facilità irrisoria. Ultimi 4 turni di servizio ha ceduto 2 punti. Non ha ancora ceduto una palla break. Solo nel quarto gioco del primo set, dopo un doppio fallo, è stato costretto al 40 pari. Risposta bassa, un'altra volée difficile da parte di Becker e poi il passante di dritto di Edberg. Nell'arrotare questo dritto, nel tirare su queste palle molto basse, anche col dritto Edberg è sicuramente molto migliorato. Sì, un colpo così arrotato di dritto non lo giocava fino a poco tempo fa. E la risposta di dritto. Stavolta il servizio di Becker era un pochino più forte e Edberg l'ha contrato benissimo. È il vecchio discorso sul dritto di Edberg. Quando la palla non ha peso, lui ha dei problemi. Ma nella risposta al servizio, dove è costretto a fare un movimento rapido... Chissà cosa sta pensando Becker, dice cosa dovrei fare per uscire da questa situazione... Batte sul dritto, questo risponde bene. Batte sul rovescio, questo risponde meglio. E il pallonetto liftato di rovescio. Insomma. Francamente sta riuscendo davvero tutto a Edberg. Ah sì.
Gioca ancora meglio di come ha giocato contro Lendl e di come aveva giocato la finale del 1988. E mi riferisco a due prestazioni di grandissimo livello. Cioè non c'è un punto debole, sta servendo benissimo, risponde sia di diritto che di rovescio. Fa il pallonetto liftato di rovescio sulla riga, anche se Becker potrebbe giocare meglio, è dura. Forse qui avrà avuto un po' di fortuna, però era riuscito a rispondere a una prima palla di Becker. 4-1 è per secondo set. Suzuki accende l'amicizia. Tu vuol solo tu, mi turbi sempre più. Tu vuol, io t'amo. Tu vuol, ti prendo. Tu vuol, farei tutto per tu. Situazione davvero sorprendente. Sì, nessuno sì. Pensava ad un avvio così favorevole a Stefan Edberg, che ha vinto il primo set per 6-2 e ora conduce per 4-1 e servizio nel secondo set. Il toccato dal nastro, il passante di rovescio di Becker, comunque molto bello. 0-15. Comunque il servizio di Edberg continua a dare fastidio a Becker, anche questa volta la palla è rimbalzata molto alta, ha dovuto fare un salto lui per riuscire a rispondere. Ma vuole bassa di dritto, perfetta. 15 pari. In questo incontro è in palio il secondo posto nella classifica mondiale, perché è inattaccabile per ora la posizione di Ivan Lendl. Se Becker vince, intanto gli esce questa risposta violenta di dritto, 30-15. Se Becker vince difende il secondo posto, se invece vince Edberg c'è il sorpasso, diventa lo svedese numero 2, torna ad essere numero 3 Becker. È un po' di tempo che i due si sorpassano. Beh, hanno mancato l'occasione del sorpasso a Roland Garros, dove Lendl non c'era. Potevano... Parli di sorpasso nei confronti di Lendl, ma sì. tra di loro continuano a superarsi. Sì, però potevano aspirare a qualcosa di più quest'anno. Oh, questo è un Becker finalmente convincente, gran risposta di rovescio. Davio. E potrebbe essere un segnale di ripresa, ne avremo bisogno. Eh sì, perché noi... tifiamo per la partita. Certo, e per la verità le due finali precedenti del torneo di Wimbledon, sempre fra questi due stessi giocatori, non è che siano state proprio esaltanti, cioè hanno giocato a corrente alternata, un anno ha giocato meglio uno, l'anno dopo ha giocato meglio l'altro, ma abbiamo visto partite proprio indimenticabili. È sfortunato, perché Becker qui ha giocato un siluro. Con la risposta di rovescio la palla sarà uscita di 3-4 centimetri. L'aveva presa altrettanto bene di come aveva preso la palla nel servizio precedente. Questa volta c'è un ace, la palla è saltata anche male. Comunque sarebbe stato in ogni caso difficile controllarla. 5-1, ecco. Edberg leads 5-1, second set. Finora il punteggio ha avuto l'identico andamento nel secondo set di quello del primo set. 1-0 Becker, 5-1 Edberg. Nel primo set Becker ha tenuto questo servizio. Esce il recupero di rovescio di Edberg, 15-0.
Sicuro la volevi dritto, Dean Peck. 30-0. 30-0. Pare proprio, Rino, che oltre che nel punteggio, proprio fra il secondo set e il primo set non ci sia stata alcuna differenza. La risposta di Epper che mette in difficoltà Becker, 30-15. L'unica cosa che suggerisco è che al Queens cerchino di cambiare l'erba, perché evidentemente due tornei sono troppo diversi. Sai, sono diversi anche per, certo, per l'importanza, 3 set su 5, poi qui c'è un clima di pressione, soprattutto sui favoriti, che al Queens non c'è. No, ma è evidente che scherzavo. Poi del resto, nell'arco di questo torneo abbiamo visto che le stesse prestazioni dei giocatori sono molto migliorate, sono cambiate nell'arco delle due settimane. Anticipa bene con la volée di rovescio Becker, 40-15. L'Edberg che abbiamo visto contro Mansdorf non è nemmeno lontano parente dell'Edberg che stiamo vedendo oggi. Difficile giocare due settimane, sette incontri sullo stesso livello di rendimento. Game back. Non riesce la risposta di dritto ad Edberg, Becker tiene il servizio. 5-2 Edberg, che servirà per il secondo set dopo il cambio di campo. Edberg leads 5 games. Grande Wimbledon. Ogni mese in edicola una spettacolare videocassetta BBC e il libro con la storia del torneo. Grande Wimbledon, il meglio del tennis mondiale. Una proposta Starlight. Muratti Time. E via. La forza è nell'equilibrio. Primo piano per Stefan Edberg, finora il padrone del match, ma conoscendo le qualità agonistiche di Boris Becker, time, noi non ci rassegniamo ad assistere ad una partita così squilibrata come è stata fino a questo momento questa finale. Eh sì, tante volte Becker è riuscito a riprendersi anche quando era sotto per 2-7-0, ad esempio con Rostagno lo scorso anno al US Open, poi anche con in Coppa Davis contro Agassi. Agassi vinceva 2-7-0, serviva anche per il match, e poi finì per perdere lo scorso anno nella semifinale fra Germania e Stati Uniti. In questo momento Stefan Edberg serve per il secondo set, conduce 6-2-5-2. Gran risposta di rovescio di Becker. 0-15. È una delle prime da questa parte del campo. Dritto molto sicura, 15 pari. Peppino. Stefan Edberg nell'incontro con Ivan Lendl ha sbagliato due volée in tutto l'incontro, una di rovescio ed una di dritto. Per Becker. 30-15. Tutti, anche i due smash precedenti non erano mai stati giocati al 100% di velocità. Non so se è una scelta tattica o sempre il timore che gli salti fuori quel piccolo stiramentino all'addome. Un po' di prudenza, visto che sta giocando così bene.
Ace. 40-15, due set point per Stefan Edberg. È il secondo ace di Edberg, ma questo qui è un ace proprio pulito. Il primo era stato un po' favorito da un cattivo rimbalzo. Nel game precedente di battuta. Molto lunga, incisiva la prima di servizio ed è 6-2 Edberg. 56 minuti. Quindi in meno di un'ora. Una media tipo graph dei bei tempi. Sì. Stefan Edberg conduce per 2-7-0 nella finale di Wimbledon. Quei due riferimenti che qui ho accennato poc'anzi sono state anche le due uniche occasioni in cui Baker è riuscito a vincere un match al quinto set dopo aver perso i primi due. C'è Baker adesso che serve all'inizio del terzo set con le palle nuove. Di rabbia addosso ne deve avere parecchia. Molti, insomma, tutti lo consideravano favorito, diciamo la verità, i bookmakers. Ma... 8 contro 13 erano le quote alla vigilia della finale. Edberg era pagato 5 contro 4, quindi 1 e un quarto. Favorito quasi quanto la Germania contro l'Argentina lo davano Becker. Preso in contropiede Edberg dalla volée di rovescio di Becker. 30-0. 30 love. Se perde così alla svelta fa tempo a vederla Becker. Non diamolo per spacciato. No, io no. Ricordo che nella semifinale del Roland Garros l'anno scorso Stefan Edberg vinse dominando quasi i primi due set, poi Becker riuscì a recuperare, arrivò al quinto. 30-15 intanto. Non solo, ma all'inizio del quinto dava l'impressione di poter essere il padrone del match e invece poi ha vinto Edberg 6-2 al quinto set ed è stata l'unica partita tra questi due giocatori che è andata al quinto set. Punteggio. Doppio fallo di Becker, è il terzo. Ecco, più doppi falli che ace. Dopo una giornata cattiva per Boris Becker almeno fino adesso. Nel torneo Becker aveva servito nei primi sei incontri 50 ace e 44 doppi falli. Minori i numeri di Edberg, ma più o meno uguale la percentuale, 22 ace e 18 doppi falli Edberg. Scavalcato dal pallonetto di Edberg, Boris Becker, 30-40 palla break. Non so se si rivede il movimento che fa Edberg dopo aver messo a segno il punto. No, non ce lo fanno a rivedere, è stato molto curioso. Vediamo, forse qui. Wait this. Abbastanza insolito per uno tranquillo. Che non lascia trasparire la minima emozione. Comunque prima aveva fatto un pallonetto liftato di rovescio, adesso di dritto. Gli sta riuscendo tutto. Palla break seconda di servizio. Primo gioco del terzo set. Noi tante volte abbiamo detto che anche al primo game si può avere il match point sull'erba. Si strappa il servizio. Non si fa sorprendere Becker dal passante di rovescio di Stefan Edberg. Yes. Parità.
prende la rete Becker con la volea alta di rovescio. Advantage Becker. Comunque la prima volée di rovescio di Becker non è stata subito conclusiva. Ecco, in quella stessa situazione Edberg invece di rovescio chiude il punto. Pare che la percentuale di prime palle di Becker sia piuttosto bassa. Ora, questa è una risposta incredibile. Gran blocco, gran taglio dall'alto in basso. Yes. Un angolo assolutamente indifendibile per Becker. No, è perfetta. Mi domando se Becker non dovrebbe cercare di dare un pochino più di peso al suo servizio. La possibilità ce l'ha, perché non è certo la potenza che gli fa difetto. È fuori, si allarga la traiettoria del rovescio di Edberg. Vantaggio Becker. Anche qui Becker si è esposto a un rischio, perché ha giocato una volée appoggiata, non decisiva. Se sta dentro quel passante... Sì, peraltro questo è abbastanza... abituale in Becker. Di solito la sua prima volée è quasi sempre di preparazione. Ottima la prima di servizio. Non riesce a rispondere Edberg. 1-0 Becker. Nel terzo set sentiamo Roberto Lombardi. Sentiamo cosa ci dice. Roberto, può cambiare la partita? Becker ha tenuto un servizio abbastanza bene all'inizio di questo terzo set, ha avuto una palla break dopo un doppio fallo e questo ha poi tirato una buona prima. Becker ha delle qualità agonistiche eccezionali, quindi per il bene della partita sarebbe opportuno che lui rientrasse. Certo che Edberg non mi pare concedere nulla. Logex, il panno spugna morbido e di grande durata. Sisma, solo la qualità. Secondo set è stata praticamente la fotocopia del primo set. Sì, anche, sia nell'andamento che anche negli schemi. Certo sarebbe stato pericoloso per Becker subire il break in avvio del terzo set. Lo ha evitato e quindi è ancora in partita, insomma, non è ancora fuori. È un sintomo che è ancora vivo. Sì, beh. Comunque il secondo set, nel secondo set Edberg ha vinto 27 punti e Becker solamente 13 punti, pur avendo servito 4 volte, che questo è un dato veramente drammatico per il suo score. Abbiamo visto Becker provare a vuoto il movimento del servizio, evidentemente si lamenta di questo colpo ed è questo colpo che non lo sostiene come di consueto in questa partita. A segno il passante di rovescio di Becker. 0-15. Love 15. Un'altra buona risposta di rovescio. Costringe Edberg all'errore. 0-30, beh, è la prima volta che Edberg si viene a trovare 0-30. In tutto secondo set lo svedese aveva concesso solo 4 punti sul proprio servizio. E un'altra risposta di rovescio, esplosiva, precisissima, 0-40. Forse la partita cambia. Trovato due buone risposte consecutive, Becker ha deciso di stare un po' più dentro il campo, è andata bene questa scelta. 13-40. Lavora un po' di più la palla Edberg nel servizio.
15:40. La volée di rovescio. Becker ha alzato un po' la palla sulla risposta, eh. Peraltro era, era un buon servizio, quindi non era facile. Il servizio era molto profondo. Comunque 30-40 ancora palla break, la terza consecutiva. Sono le prime palle break che Edberg offre nel match. Ripete il lancio della palla, Edberg. Questa volta deve ricorrere alla seconda. L'altra risposta di rovescio di Becker, che se l'è proprio costruito bene questo game. Quattro buone risposte, tre delle quali definitive. E ora Becker è 2-0 nel terzo set. Becker leads two games to love, third set. E quindi siamo passati da un possibile break su Becker nel primo gioco al 2-0 per il tedesco. Sì, Becker con queste tre risposte vincenti sembra rientrato nel match, sembra soprattutto aver trovato un po' di misura in questo colpo. Misura e fiducia, perché... Eh sì, se ci fosse stato il break iniziale al terzo set, forse il match sarebbe stato compromesso. Sicura la volée di dritto. 30 love. Gran volée bassa di rovescio perché Edberg aveva risposto tutt'altro che male. 40 love. Abbiamo più volte fatto rilevare che contro un servizio veloce Edberg oppone una buona risposta anche di diritto. 40-0, tre palle per il 3-0 per Boris Becker. Becker 3-0 in suo favore nel terzo set, 2-7-0 per Edberg. Becker leads three games to love in the third set. Edberg leads. Rothmans, gusti superiori. Più stabilità. Più flessibilità. Più ammortizzazione. Trinomic Puma. Tripla azione vincente. Muratti Time. E via. La forza è nell'equilibrio. Ecco qui Stefan Edberg. Ora è lui che è costretto ad inseguire. Becker conduce 3-0 nel terzo set. È vero che c'è un solo break di differenza, ma il 3-0 è un margine... consistente. Beh, ora diciamo che la partita, Rino, è più divertente perché è più aperta, ritorna ad essere aperta come era prima che cominciasse. I primi due set veramente Edberg ha dominato, un Becker che secondo me non si è svegliato tanto bene. Molto bravo Edberg a trattenere il movimento del dello smash. Aveva il campo aperto, era inutile tirare forte. Pareva ad essere un pochino al Madison Square Garden nell'ultimo Masters, no? Quando Edberg ha dominato Lendl in semifinale e poi ha battuto anche Becker, uno dopo l'altro. Poi è andato in Australia, sembrava diventato il più forte di tutti,
da terzo che si credeva che fosse, no? In Australia fino al primo set della finale ha giocato in un modo incredibile. Poi qui, altro torneo del Grand Slam, e di nuovo un gradino più sotto Edberg rispetto agli altri due super favoriti. Lui dice: a me piace così, perché meno responsabilità, se gioco bene tanto posso vincere. 30-0. 30 love. Rivediamo. Cerca di agganciare la palla Becker, ma non ci riesce. Troppe volte Becker risponde alto, tranne che nel game precedente, perché il servizio di Edberg gli dà noia. Forse dovrebbe cercare di anticiparlo di più, di stare più vicino alla riga del servizio. Eccolo. La risposta di rovescio. Finora Becker risponde molto meglio di rovescio che non di dritto. Sì, è anche vero che Edberg non gli serve molto spesso sul dritto, quindi non gli dà nemmeno l'opportunità di metterlo in palla. 30-15. Rimasto un po' incerto. Ma ha steccato completamente la risposta a Becker, la palla proprio rimbalzato anche male. 30 pari da 30-0. Insomma, sicuri segnali di ripresa da parte di Boris Becker. Un'altra risposta centrale. 40-30. Molte volte il servizio di Edberg va proprio a finire addosso a Becker. Becker deve riuscire a tirarsi via il rovescio dal petto. Sicura la volée di dritto. 3-1 Becker. Nel terzo set, 2-7-0 Edberg. Becker leads 3 games to 1, third set. Mi pare che Becker abbia messo a segno fino adesso soltanto un ace in tutto il match. È francamente molto poco. Lungo il passante di rovescio di Edberg, 15-0. L'attacco di Becker era centrale, quindi non offriva troppi angoli. Cercato di giocare in velocità Edberg, ma ha esagerato nella misura. Ripete la prima di servizio Becker. Ace. Eravamo un po' in attesa. 30-0. 30-9. È cominciato a entrargli la risposta di rovescio, adesso comincia a entrargli il servizio, insomma sta rimettendo un po' insieme i pezzi del suo gioco. Era anche l'ora, perché ha perso i primi due set in 56 minuti. Vedi, anche questa la palla ha toccato il nastro, ma insomma ci siamo, ecco. Questa volta non riesce il pallonetto a Edberg, 40-0. 40 love. Sembrava ace. È sembrato ace anche a Becker. Il
Ci hai visto il gesso? Gli ha chiesto Baker e l'arbitro ha detto no, non l'ho visto. Ok, dice, non c'era gesso. There was no chalk. Gran risposta di Edberg. 40-15. Costretto a giocare una volebassa di dritto molto improbabile. Becker infatti la mette fuori. È anche sempre difficile giocare un punto quando si crede di averlo vinto. Risposta di dritto Edberg è 4-1 Becker, terzo set. Grande Wimbledon, ogni mese in edicola una spettacolare videocassetta BBC e il libro con la storia del torneo. Grande Wimbledon, il meglio del tennis mondiale. Una proposta Starlight. Time. Vediamo dunque se questa partita cambia davvero, in realtà è cambiata. Becker, un Becker molto più sicuro. Non solo in vantaggio per 4-1 nel terzo set, ma ha ritrovato la risposta al servizio, ha servito anche meglio. Ha fatto un ace e forse ne aveva fatti anche due nel game precedente. È stata una chiamata dubbia. Comunque Edberg è indietro soltanto di un break, eh? Sì, sì, ma è il gioco di Becker, certo, che è cambiato. No. 15-0. Forse Edberg si è accorto che è meglio servire sul dritto di Becker. Va bene che Edberg ha l'abitudine di cambiare, questo indipendentemente, sì, perché non vuol dare ritmo alla risposta dell'avversario. Serve prevalentemente sul rovescio, ma a volte anche proprio in centro. Diciamo che qualche volta Becker, quando sui servizi al centro, riusciva a spostarsi e giocare più diritti. Lunga la volée di rovescio di Edberg, provocata da una robusta risposta di Becker, 15 pari. È riuscito a rispondere Becker, ma non a giocare il passante di dritto. 30-15. Non è troppo contento comunque Becker di come stanno andando le cose, anche se questo terzo set è avanti di un break. Finora Rino, anche la tua penna rossa non l'abbiamo usata troppe volte, eh? No, 4-5 macchioline rosse ci sono. Punti proprio belli non se ne sono visti. 40-15. Si lamenta Becker perché dice forse la palla era buona e così sarebbe stata buonissima la mia risposta. È stato chiamato il palo di piede. Il palo di piede. Sì, sì. In questo caso è stato un vantaggio per Edberg. D'altra parte il giudice di fallo di piede non può mica sapere come vanno a finire le cose. Ancora. Doppio fallo. 40-30. È la prima volta che vedo chiamati due falli di piede
sulla prima e sulla seconda. E forse ha strusciato un pochino col piede sinistro, non con il piede destro. Perché col piede destro lui salta per entrare in campo, quindi il fallo di piede non lo commette. A meno che il giudice di fallo di piede non abbia voluto compensare Becker per quella bella risposta. Beh, insomma. Gran risposta, questa è veramente straordinaria. 40 pari. La rivediamo proprio sulla riga. E insiste a cercare il rovescio di Becker. Edberg. E questa volta invece stranamente Becker si sposta per rispondere di dritto, ma non fa tempo a spostarsi. Vantaggio Edberg. Non ha fatto a tempo perché la seconda palla di Edberg era proprio vicinissima alla riga centrale. Sì, appunto, per questo mi sorprendo come abbia voluto cercare la risposta di dritto, avendo fino adesso risposto benissimo di rovescio. Si vede che l'aveva deciso prima. Tiene il servizio Edberg, ora il punteggio è 4-2 Becker. Becker leads 4 games to 2, third set. Comunque Edberg non ha fatto una piega quando gli hanno chiamato i due falli di piede che gli sono costati il doppio fallo ed il punto. Avessero fatto a Paolo Canè. Ma a tanta altra gente, sai. È andato via il sole in questo momento dietro una nuvola. Becker in ritardo Edberg nel recupero, 15-0. La gente ha cominciato a applaudire prima ancora che... Quando ancora Edberg forse poteva dare sì. L'impressione di arrivare sulla palla. Mi sono meravigliato che l'arbitro non abbia fatto il consueto appello, aspettate. Qui però gli spettatori sono molto bravi, succede raramente ecco che, sì, sì. Che applaudano quando il punto non è ancora chiuso. 30-0. 30-0. Qui c'è il rispetto per una delle principali regole non scritte del tennis, che è appunto il silenzio. Secondo, un doppio fallo difficile da spiegare, perché ha giocato questa seconda con un'aggressività insolita. Doppio fallo numero 4, come si legge anche in sovraimpressione. Sì, poi era un doppio fallo sbagliato di un metro, eh. Sì, sì, per questo sono rimasto un po' sorpreso. 30-15. Qui è stato un po' fortunato Edberg, perché la palla gli è uscita male dalla racchetta. E ne è venuta fuori... Una palla molto difficile per Becker, palla che è scesa subito dopo la rete. E lui continua a scivolare comunque, sì, visto sì. Proprio come gli è partita sì, la gamba destra. 30 pari da 30-0 sul 4-2 Becker, quarto set. Scusate, terzo set. Per tenerla dentro, arrivando così velocemente sul colpo, è difficile frenare la velocità, si può soltanto trasmetterla al movimento della racchetta, ma ad Edberg non è riuscito. 40-30. Ace di Boris Becker,
punteggio è 5-2 Becker nel terzo set. Nella vita si può raggiungere qualunque risultato. Basta crederci e lavorare duro per riuscirci. Ivan Lendl è diventato così il grandissimo campione che tutti conosciamo. E quando un campione ha sete di Gatorade, il dissetante sportivo che ridà al corpo il giusto equilibrio idrosalino. Gatorade, vince la sete e riparti di slancio. Gatorade. Muratti Time. E via, la forza è nell'equilibrio. Stefan Edberg serve 5-2 Becker, terzo set, Edberg in vantaggio per 2-7-0, ha vinto per 6-2 sia il primo che il secondo set. No. 15-0. Questo era un dritto che il miglior Becker avrebbe potuto mettere a segno, comunque almeno tirare sopra la rete. Eh sì. Sicuramente funziona oggi meglio il rovescio del dritto a Becker. Eccola la risposta di rovescio, la conferma. Ha avuto anche più possibilità di giocarlo, di scaldare giocarlo, il colpo? Di trovare la misura. Di dritti ne gioca pochissimi. 15 pari. Altro bel rovescio. Difficilissima la volée bassa per Edberg, che infatti la sbaglia. Lo scorso anno qui a Wimbledon Becker ha vinto proprio contro Edberg, proprio grazie al rovescio. Buona la prima volée di Edberg. Dove è andato a mettersi Edberg e Becker a sedere, un po' sconsolato perché questo dritto, vedi che mima il colpo, non gli vuole proprio passare. Questo non era facile comunque. Eh no, la volée bassa di dritto di Edberg era molto buona. 30 pari. Questa volta aveva cercato il dritto, per la verità aveva cercato il servizio ad uscire Edberg. Esce una palla sghemba dalla racchetta di Becker, palla sporca, 40-30. E sbaglia la risposta di dritto Becker, dal 15-30 recupera Edberg, ora il punteggio è 5-3 per Boris Becker che serve per il terzo set. Becker leads 5 games to 3. Finora nel terzo set Edberg in 4 turni di servizio ha ceduto 11 punti, ne aveva ceduti 10 complessivamente tra primo e secondo set in 8 turni di servizio. 15-0. Sta tirando il servizio un po' più forte Becker, che ha già fatto 3 ace e 2 negli ultimi 2 turni di battuta. Questo non è un ace, ma gli assomiglia. 30-0. Servizio vincente, 40-0, 3 set point per Boris Becker. Proprio cambiata, la partita. Sicuramente.
Talmente violenta questa palla che ha lasciato il segno sull'erba. La risposta di dritto vincente di Edberg. Molto buona, perché aveva servito una seconda palla solida Becker. Set point numero 2. Scivolata brutta, sì. Proprio gli è mancato l'appoggio completamente. 40-30 da 40-0. Ecco qua che lo rivediamo, proprio la gamba sinistra ha cascato pesantemente. Insomma, oggi i tuffi di Becker sono involontari, sì. Set point numero 3. A segno la risposta di rovescio incrociata di Edberg, assolutamente imprendibile per Becker. Annullati 3 set point. Altra risposta perfetta, è la seconda che fa in questo game su due set point. L'anno scorso Edberg nel secondo set è stato 6-5, 40-0 e ha mancato 3 set point. Ora Becker era 5-3, 40-0. Peraltro la situazione è ancora di 40 pari. C'è anche Giambattista Vico a vedere la partita. Sarebbe stato un ace, ma la palla ha toccato il nastro. Quindi ripete la prima, Becker. Palla molto importante psicologicamente. Alto Edberg, quindi set point numero 4. Advantage Becker. Giudica dunque il terzo set per 6-3, si gioca da un'ora e 36 minuti, Stefan Edberg conduce per 2-7-1. La Spagna ti invita non solo a scoprire un paese, ma a viaggiare attraverso il tempo e la storia. Sotto il sole. Torniamo dunque sul campo centrale, dove Edberg si appresta a servire il primo punto del quarto set. Chiedo a Roberto Lombardi, ti avevo chiesto all'inizio del terzo set, può cambiare la partita? È cambiata. Indubbiamente la partita è cambiata, soprattutto perché Becker sembra aver trovato il servizio. Questo set ha servito due ace puliti, ma un numero abbastanza alto di servizi vincenti che gli consentono di evitare le risposte terribili di Edberg. Inoltre ha trovato una gran risposta di rovescio come questa ed è 0-15.
questa volta non c'è l'uccellino, ma la macchinetta ha suonato lo stesso. Difficile la volée bassa di dritto per Edberg, che infatti la sbaglia, 0-30. Quindi buon avvio di Becker nel quarto set. Effettivamente anche nel terzo set la risposta di rovescio era stato il primo segnale di risveglio da parte del tedesco. Aveva operato il break al secondo game. La risposta di dritto dirompente di Becker, 0-40. Questa volta ha cercato molto bene la palla Becker e ha scaricato tutta la sua rabbia addosso alla palla. Passanti di dritto Becker. 15-40. Edberg ha preso molto bene la rete, chiuso giustamente il lungolinea. 15-40, altre due palle break. È molto buona la prima volée di Edberg, giocata negli ultimi 30 centimetri del campo. Obbligano Becker ad un passante avventuroso. Da 0-40 a 30-40, esattamente il punteggio che c'era stato nel secondo gioco del terzo set, quello in cui Edberg ha ceduto il servizio. Lunga. Quindi seconda di servizio di Edberg sulla terza palla break. Recuperato Edberg da 0-40 fino al 40 pari. Non riesce a controllare la risposta di rovescio questa volta, Becker non riesce a chiudere il movimento. Vantaggio Edberg. Era una situazione abbastanza difficile, 0-40, è riuscito a recuperare. Prima di servizio vincente di Edberg, che infila 5 punti consecutivi, li ha giocati con molto coraggio. 1-0 Edberg nel quarto set. Fourth set, Edberg leads 2-1. Segno blu per chi ha carta bianca. Muratti Time. E via. La forza è nell'equilibrio. Salvataggio di Stefan Edberg nel game d'avvio del quarto set. Salvataggio importante perché Edberg veniva da un set perduto. Mandare subito avanti l'avversario di un break. Comunque Becker è entrato decisamente nella partita, ha ritrovato i suoi colpi più importanti. Vediamo cosa succede. Sbaglio.
l'avversaria male la devi volere dritto. Forse non si aspettava una risposta su quella buona prima palla. 0-15. Ma ancora un'altra risposta in mezzi piedi che denuncia i problemi di coordinazione in queste situazioni di Becker. Molto bene Becker. Edberg aveva addirittura provato a chiudergli il campo entrando sulla risposta. È partito un metro indietro, è venuto incontro alla palla, ha trovato un ottimo tempo. Eccolo qui, vedi come va avanti. Però la prima volée di Becker è stata perfetta. Che era peraltro piuttosto facile. Sì, abbiamo rivisto, ha sbagliato il passante, secondo me l'angolo. Ha sbagliato il passante Edberg, l'ha giocato troppo alto. È stato fortunato Becker nella prima volée, perché gli è venuta fuori una palla lunga e lenta che gli ha consentito di prendere bene la rete. Punteggio è 30-15. Fuori la risposta di rovescio di Edberg, 40-15. Passa. Palla tocca il nastro, ripete la prima Becker. Velocissimo a venire avanti. Edberg sperava che uscisse quella palla, altrimenti l'avrei forse potuta smesciare. Sì, l'ha mal giudicata, probabilmente. Dio, lo smash non era facile, quindi insomma tra uno smash molto complicato e sperare che il pallonetto vada fuori. Però questa volta Edberg è stato bravo perché ha visto Becker molto vicino alla rete e è riuscito a giocare il pallonetto. Punteggio è 40-30, 1-0 Edberg. Quarto set. La risposta di dritto, che è stato il colpo che Edberg ha giocato meglio nella semifinale contro Ivan Lendl. 40 pari. Vediamo, un movimento molto corto, contrariamente a quanto invece succede quando gioca il colpo di rimbalzo. Comunque noto negli ultimi giochi una minore preponderanza del servizio. Corta la seconda di Becker, Edberg ha avuto il tempo di aprire il rovescio. Era circa un metro e mezzo dentro il campo, sì. Coraggio. Sai, questo è un gioco nel quale bisogna prendere rischi. Sulla riga la prima di servizio di Becker e sul nastro la risposta di
Edberg, servito una bella prima palla. Servito molto bene Becker, è riuscito a tenere lontano Edberg. Ripete Becker. Gran prima di servizio. Rimane quasi sulla racchetta di Edberg la palla. Vantaggio Becker, che è stato 40-15 ma poi ha dovuto annullare una palla break. Nel quarto set, due game molto contrastati, rispettivamente di 8 e di 10 punti. Tutti e due hanno tenuto il servizio, ma dopo vicende abbastanza complicate, Edberg recuperando da 0-40, Becker salvando una palla break. La risposta di dritto. E se Becker, dopo aver trovato la risposta di rovescio, trova anche quella di dritto. Sono dolori. Eh sì. Questa è una buona risposta, ha svincolato subito la spalla, ha trovato un ottimo cross. Sembra che il motivo di questo quarto set sia il fatto che i due giocatori riescano a rispondere con molta incisività, entrambi. Pari. Sa, io l'avevo detto all'inizio della partita, secondo me è una partita che si decide sulla risposta. Poi i primi due set, Becker ha servito troppo male. Edberg ha giocato perfettamente, però Becker lo ha aiutato troppo. Sì, non c'era partita, Edberg giocava benissimo. Tirato due volte il bersaglio grosso, il tedesco. Doveva chiudere prima del limite. Beh, la prima volée bassa di dritto di Edberg era di una grandissima difficoltà, perché aveva risposto proprio bene Becker. Comunque Edberg ha questa caratteristica, una buonissima rincorsa verso la rete dopo il servizio e un gioco di gambe eccezionale. Ogni tanto ce lo fanno rivedere a rallenti, ma è veramente rimarchevole. Trenta pari, uno pari, quarto set. Doppio fallo e palla break. Avevamo notato prima che il servizio stava perdendo peso, perdendo importanza. Terzo doppio fallo di Edberg.
Fuori la volée di rovescio di Edberg che cede il servizio. Becker è in vantaggio ora per 2-1 nel quarto set. Sgomma tutto, via lo sporco dappertutto! Ma dove lo trovo? Casalinghi, supermercati, grandi magazzini, elettrodomestici, tabaccherie, ferramenta, colorifici. Jennifer Capriati, la più giovane campionessa del tennis mondiale, vince per simpatia, voglia di giocare, gusto di migliorarsi, di primeggiare. Jennifer Capriati vince sete e fatica con i sali minerali di Gatorade, la bevanda non gassata che la fa ripartire di slancio verso un futuro sempre più entusiasmante. Gatorade, vince la sete e riparte di slancio. Gatorade. Il capolavoro di Roberto Vecchioni. Canzoni, storie, racconti e musiche di Roberto Vecchioni. Il capolavoro di Roberto Vecchioni. Su compact, dischi e cassette originali Philips. Torniamo sul centrale di Wimbledon, dove Boris Becker ha preso un break di vantaggio nei confronti di Stefan Edberg nel quarto set. Conduce dunque Becker per 2-1. Conduce invece Stefan Edberg per 2-7-1. Edberg ha vinto il primo set per 6-2, ugualmente per 6-2 il secondo. Il terzo è stato di Becker per 6-3. È tornato al mio fianco Ubaldo Scanagatta. Caro Rino, qua io faccio il tifo per il quinto set. Noi ci divertiremo tutti, indipendentemente dalle nostre scommesse. Sì, perché in fondo, senti, tutti e due abbiamo scommesso su Edberg, abbiamo detto che il nostro favorito oggi era Becker, quindi ci salviamo, siamo contenti comunque vada a finire. Se vanno al quinto è meglio, perché ci si diverte. Una finale al quinto set è sempre più emozionante. Indirizzata benissimo la volée di rovescio di Becker, 15-0. 15-9. Questa volée di rovescio messa benissimo. 30-0. Del pallonetto giocato peraltro di mezzo volo Edberg ed è 40-0. L'ultima finale di questo torneo, che è andata al quinto set, è quella del 1982, vinta da Jimmy Connors nei confronti di John McEnroe. Gran servizio di Becker, 3-1 in suo favore nel quarto set. Io avevo notato prima che il servizio stava perdendo un po' di peso, adesso invece Becker ha voluto restituirglielo tutto questo peso. Game tenuto a zero, con grandissima autorità. Neanche parecchio di peso da metterci sopra. Il servizio di Becker è stato una volta misurato, andava a più di 220-230 km l'ora. Eppure l'altro giorno Becker ha detto: non avevo mai visto uno servire come Goran Ivanisevic. Insomma, non sono mica tanti. Stavolta ha lavorato di più la palla Edberg. E quando riesce a lavorarla così tanto, come dici tu, questa palla che si arrampica, sale in alto, è davvero difficile ribatterla. Anche perché Becker tende sempre un po' a sbracciare il rovescio, non riesce tanto bene a bloccare il polso.
e a giocare il rovescio dall'alto verso il basso. Beh, è un punto giocato in modo incredibile da tutti e due, ma soprattutto da Becker, a cui riesce questo passante di rovescio. Questo è veramente un punto da circoletto rosso. Lo rivediamo. Palla molto vicina alla riga. Era anche l'unico modo per tenerla fuori la palla dalla portata della volée di Edberg. La volée di dritto di Edberg ha rischiato di sbagliarla. È la giocata con molta decisione, proprio sulla riga. 40-15. Viene il servizio Edberg, cioè tra i due Becker, che ha un break di vantaggio. Becker leads 3-2. Quindi Edberg leads 2-7. Un'ora e 59 minuti, come vedete, siamo alla soglia della seconda ora di gioco. I primi due set sono volati via alla svelta. Eh sì, 56 minuti. Invece il terzo set ha richiesto 40 minuti. Poi l'avvio del terzo è stato abbastanza complesso perché Edberg ha dovuto recuperare un game da 0-40, Becker ha dovuto salvare una palla break, poi invece Edberg ha ceduto il servizio. Doppio fallo sul 30 pari e quindi scatto in avanti di Becker, che è indietro di un set, ma è avanti di un break nel quarto set. Sì, non si può dire proprio che sia pari, perché è meglio essere avanti di un set. Di un set che di un break, sì. È vero. Però insomma bisogna anche considerare la direzione che ha preso la partita. Ha preso una direzione piuttosto favorevole a Becker. Ma io credo che se arriviamo al quinto set vedremo un grande quinto set, ma già adesso il livello del gioco è cresciuto, è più equilibrato, più divertente da seguire. Bene, ecco qui Becker che serve. Gioco molto essenziale, è sempre nell'arco dei 3-4 scambi, non è che si sono visti palleggi in questa partita. Gran salvataggio di Becker, non tanto nello smash quanto nella volée. 15-0, volée che ha messo, ecco questa qui. Navarre che ha messo la palla negli ultimi 10 centimetri, Edberg ha cercato di salvarsi con il pallonetto liftato, ma non è riuscito a scavalcare Becker. Ottima risposta di rovescio di Edberg. Dicevo prima pochi scambi, ma vuol dire che il tennis è di buona qualità, perché molte volte i palleggi sono prolungati perché magari ci sono degli errori, no? Sai, con questi due giocatori sull'erba è impensabile, ecco. Innanzitutto chi serve va sempre a rete, quindi quando un giocatore è a rete non puoi andare avanti, oltre il secondo o terzo scambio non ci vai mai. Borg e Connors riuscivano a scambiare da fondo anche sull'erba, ma erano giocatori meno proiettati verso la rete di quanto non lo siano questi due. Out lungo il pallonetto di Edberg. 30-15. Comunque Edberg qualche volta il pallonetto lo cerca, anche per confondere un po' l'idea a Becker. Per tenerlo magari un po' più lontano dalla rete. Esatto. A Becker sono riuscite un paio di volée di difesa, però sono andate negli ultimi 30 centimetri del campo. Ace, 40-15. 40-15. Quarto ace di Becker, due di Edberg, non sono molti. Ma nei primi due set proprio Becker non voleva nemmeno farli, voleva mettere solo la prima. Questo non è un ace soltanto perché Edberg riesce a mettere sulla palla la punta della racchetta.
4-2 Becker. Becker leads 4 games to 2. Fourth set. Quarto set. Chiamata fuori la palla e l'arbitro corretto. 0-15. E Edberg non se n'era accorto. Non se n'era accorto, sì. Non aveva sentito la voce dell'arbitro. Sì, sì. No. Dice, come fai a cambiare la decisione su una palla così vicina alla riga? Conferma Jeremy Shales la decisione, ha cambiato il giudizio del giudice di linea sul passante di Becker, che era bellissimo. Sì. Io non so se fosse buono o meno, ma era sicuramente una gran palla. Comunque Edberg ha detto all'arbitro, guarda che è meglio che tu non ti lasci coinvolgere da questo tipo di decisione. È strano che Edberg dica qualche cosa, l'ha detto sempre naturalmente in modi... Massimo della civiltà. Sì, sì. Comunque ha cercato di far intendere le sue ragioni. La volée di rovescio. Di Edberg. 15 pari. Quelle volée di rovescio di Edberg sono veramente da insegnare. 30-15. Insomma, Edberg non si è lasciato disorientare troppo da quella prima... da quel primo punto. Eh beh, quella è una qualità che bisogna riconoscergli. Così come quando gli avevano chiamato il doppio fallo su due falli di piedi, prima e seconda palla, ha reagito bene. Sulla riga l'ha messa quella volée. Sì. Ma Becker non è tanto convinto. 4-3 il punteggio per Boris Becker nel quarto set. Game. Come fare soldi leggendo una rivista? Millionaire, mille idee per fare soldi. È in edicola. Logex, il panno spugna che assorbe un mare. Sisma, solo la qualità. Sotto sotto, cosa c'è? Cenzanos, sotto sotto, cosa c'è? Cenzanos, il gusto vince nei sottaceti Cenzanos. Alto. Alto, voglia di tennis. Muratti Time. E via, la forza è nell'equilibrio. Boris Becker serve sul 4-3 in suo favore nel quarto set, ha quindi un break di vantaggio, un break si è procurato nel terzo gioco. Ma Stefan Edberg conduce per 2-7-1. Nel terzo set è bastato un break a Becker per giudicarsi il set e lo aveva ottenuto al secondo gioco. 15-0. 15-love.
Era un po' corto il servizio di Baker. Non riesce a coordinarsi dopo la corsa indietro Edberg, 30-0. Si è salvato bene Baker, fare la volée da quella posizione che scavalca uno alto come Edberg non è facile. Gli è venuto fuori un pallonetto al volo perfetto. 30-0. Cresciuto il servizio di Baker e un pochino calata la risposta di Edberg. Oddio, forse le due cose si spiegano. Si spiegano, eh? Vanno di pari passo. Ha rischiato la vita il giudice di linea. Ha fatto una mossa da torero. Eccolo qua. Un attimo di celebrità. Doppio fallo di Becker. Arriva nella situazione più tranquilla di punteggio sul 40-0. È il quinto doppio fallo. Basta distrarsi un attimo, quella risata del pubblico per il giudice di linea che aveva scampato il pericolo, forse sconcentrato un attimo dentro. Anche qui stava perdendo l'equilibrio Becker, ma non ci sarebbe stato comunque nulla da fare sulla risposta di rovescio di Edberg. 40-30 da 40-0. Dovrebbe mettere dei piccoli chiodini sotto la suola di quelle scarpe Becker. Una volta, nel primo dopoguerra, lo facevano alcuni giocatori australiani, soprattutto quando l'erba era umida. Ricordo Bill Sidwell, un giocatore australiano degli anni 40, che in una finale di Coppa Davis appunto ha indossato scarpe chiodate. Ottima prima palla di Boris Becker. Tiene il servizio, conduce per 5-3 nel quarto set. Fuori la volete dritto di Edgar. Love 15. La risposta vincente di dritto di Boris Becker e c'è 0-30. Love 30. Talmente rare le occasioni in cui Becker può rispondere di dritto sul servizio di Edberg, che spesso lo sbaglia. Palla in petto, 30 pari. Dario. Da 0-30, due ottimi servizi di Edberg. Sì, si alza una nuvola bianca e Boris Becker ha un set point a disposizione. Questo splendido, eh? Sì. Sia la risposta che questo passante.
Difficile dare un angolo così su una volée centrale. Edberg avrebbe forse potuto tentare la volée di rovescio, ma poi si è trattenuto sperando che la palla uscisse. Set point comunque. Set point e seconda palla di servizio. La seconda sulla riga e poi la volée di rovescio. Chiuso. Meglio di così, Edberg, non poteva difendere il set point. Ha rischiato anche molto, ma... Ma questi tutti, livelli qui... tutti i giocatori buoni sull'erba sono giocatori che concedono molto a rischio. Splendida risposta di rovescio, questo è straordinario. Credo che non esistano di meglio. Eccola qua, perché guarda come aveva servito bene Edberg. Quindi set point numero 2. La risposta di dritto vincente di Becker e si va al quinto set dopo che sono trascorse 2 ore e 15 minuti. Abbiamo dunque una situazione di 2 set per parte, un andamento completamente diverso tra i primi 2 set, il terzo ed il quarto, e si può cominciare a fare una piccola ricerca per vedere quando mai una finale di Wimbledon è stata vinta da un giocatore che ha perso i primi 2 set. È successo l'ultima volta è successo nel 1927. Il francese Henri Cochet, uno dei 4 moschettieri, ha battuto il connazionale Jean Borotra per 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5. In precedenza, nel 1921, Bill Tilden, il grande giocatore americano, ha battuto il connazionale Norton per 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 7-5, e scavando ancora... andando ancora indietro, nel 1909 l'inglese Gore ha battuto Ricci dopo aver perso i primi 2 set, ed era successo un'altra volta nel 1899, uno dei 2 famosi fratelli inglesi, Reggie Doherty, aveva battuto lo stesso Gore, lo stesso che poi nel 1909 ha vinto rimontando 2 set. Questa volta Reggie Doherty ha perso i primi 2 e ha finito per vincere 6-3 al quinto. Quindi per 4 volte è stata vinta la finale di Wimbledon. Final sets. Quad, please. Dal giocatore che ha perso i 2 set. Per quanto riguarda Edberg, c'è un riferimento invece che lo potrebbe incoraggiare. Nel 1987 Stefan Edberg, in finale nell'Open d'Australia, ha vinto i primi 2 set con Pat Cash, ha perso il terzo e il quarto e ha finito per vincere il quinto. Ancora Edberg contro Becker l'anno scorso in semifinale a Roland Garros, ha vinto i primi 2 set, ha perso il terzo e il quarto ed ha vinto 6-2 al quinto. Comunque abbiamo esaurito i precedenti possibili, i riferimenti storici del caso, e siamo al quinto set con Becker che serve. Fa molto bene Becker a lasciare andare la risposta di Edberg, 15-0. Roberto, chi è miglior fondista tra questi due? Pronostico, questo è già un match che a priori aveva un pronostico difficile. A questo punto si allarga le previsioni. Il rovescio di Edberg, 30-0. L'unica volta che sono andati al quinto questi due giocatori ha vinto Edberg, quindi come vi ricordate giustamente tu, per cui comunque direi che il cambiamento del match è stato... Dovrebbe cambiare un'altra volta la partita. La partita è già cambiata una volta alla fine, all'inizio del terzo set, dopo quella palla break sciupata da Edberg nel primo game. Intanto c'è un Becker che non dà segni di cedimento. Ace 40-0. Direi che proprio l'efficacia del servizio, sicuramente il quinto ace di Becker, intanto l'efficacia del servizio di Becker è sicuramente aumentata, per cui questo ha un po' concesso al tedesco di rientrare in partita prima e adesso di essere largamente in partita. Siamo 2 set pari.
sulla riga la seconda di servizio, giocata con, prendendo un grosso rischio, segno di grande fiducia da parte di Boris Becker, che conduce 1-0 nel quinto e decisivo set. O per quale motivo il Royal Box, ecco, dicevo, Stefan Edberg al servizio con Becker. Sì, hanno inquadrato Fred Perry, ma insomma siamo all'inizio del quinto, siamo in pieno quinto set. Fred Perry è il giocatore inglese che ha vinto Wimbledon per 3 volte consecutive, dal 34 al 36. 15-0. Game importante per Edberg, che ha ceduto sul proprio servizio l'ultimo gioco del quarto set, ha ceduto 2 volte la battuta nel quarto set. Complessivamente Becker ha ceduto 4 servizi, Edberg ne ha ceduti 3. Doppio fallo di Edberg. 15 pari. Doppio fallo numero 4. Passa il rovescio molto violento di Becker, 30-15. Ha dato peso al servizio Edberg, forzando l'errore di risposta di Becker. Ha dato lo slice esterno da destra Edberg. E doppio fallo, 40-30. Secondo doppio fallo di Edberg in questo gioco, numero 5 totale. E qui c'è Tony Picard che non deve essere troppo contento di questi 2 doppi falli nello stesso gioco. 40-30 comunque. Questa volta una buona prima palla, Edberg tiene il servizio malgrado i 2 doppi falli. Il punteggio è 1-1 nel quinto e decisivo set. One game all, final set. Ultima finale di Wimbledon in 5 set, 1982, come ho ricordato prima, Jimmy Connors vincitore su John McEnroe. È stato il secondo ed ultimo successo di Connors in questo torneo. Connors ha vinto 5 Open degli Stati Uniti, un Open d'Australia, in tutto 8 titoli del Grand Slam. Love. 15-0. È arrivato con troppa precipitazione su questa palla Becker e l'ha affondata incredibilmente in rete. Aveva cambiato il modo di servire, aveva giocato una palla molto più sporca, molto più arrotata, sulla quale Edberg non ha trovato la risposta, poi ha cacciato in rete una volley molto facile, questo è un brutto errore. 15 pari sull'1 pari. Passante lungo linea di Edberg. Ecco, c'è da dire che oggi
Edberg questo colpo non l'aveva quasi mai trovato, ne aveva anche giocati pochi, ma non aveva mai giocato uno dei suoi colpi migliori, appunto il passante di rovescio. Sicuramente dalla parte sinistra di rimbalzo Edberg è molto valido, oggi non ci aveva mai fatto vedere effettivamente questo colpo. Beh, che sbagliava spesso la volée, questo era. 15-30. Doppio fallo di Becker, 15-40. Doppio fallo numero 6 per Becker. Due palle break. In un momento che sembrava a lui favorevole. Sì, ha fatto in questo game, ha fatto due cose, una volée facile, sbagliata, e poi doppio fallo. Passa il rovescio di Edberg ed è 30-40, annullata una palla break. Sembrava in grado su questa palla Edberg di trovare il tempo, invece l'ha sotterrata. E doveva giocare un colpo come quello di prima. Prima era un po' più dentro il campo, per la verità. Cambiato giustamente direzione alla volea all'ultimo momento, Becker. 40 pari, dal 15-40 annullate due palle break. Questo modo di cambiare il servizio, Becker ha ottenuto che Edberg non stia così dentro il campo a rispondere. Eh sì, perché la palla si alza, bisogna andarla a cercare. Fuori il pallonetto di Edberg. Vantaggio Becker. Tre punti consecutivi di Becker dal 15-40. Incrociata di Becker ed è 2-1 per Becker, che ha recuperato dal 15-40 4 punti consecutivi. Rotmans, gusti superiori. Avvocato, l'auto è pronta. Tastiere Roland, metti in nota il tempo libero. Sulle labbra, sulle labbra, se potessi, dolce bacio ti darei, dolce bacio ti darei. Samurai, lo stuzzicadenti famoso. Muratti Time. E via, la forza è nell'equilibrio. Momento di difficoltà per Boris Becker, aveva commesso un doppio fallo, era stato il doppio fallo che l'aveva portato in una situazione di 15-40, ma soprattutto in questo game aveva sbagliato una volée di rovescio, era il secondo punto, quello che lo poteva portare 30-0, quindi era un momento difficile, ma ha reagito nel migliore dei modi, perché gli ultimi 4 punti poi li ha giocati molto bene. Beh, meno male che sono andati al quinto set, che ci offrono questi cambiamenti di scena, perché la partita è cambiata una volta, adesso poteva cambiare una seconda. Insomma, c'è grande incertezza, francamente. Insomma,
finale di Wimbledon tra i due migliori giocatori del mondo su questa superficie. Lendl dovrà dimostrare a Flushing Meadow di meritare il primo posto in classifica, ma su questi prati sono loro due indiscutibilmente i più forti. Tre volte in finale nelle ultime tre edizioni. Edberg ha vinto tutti e tre i suoi titoli nei tornei del Grand Slam sull'erba, due in Australia e uno qui. Becker ne ha vinti 3 su 4 sull'erba, le tre vittorie di Wimbledon più una vittoria l'anno scorso all'Open degli Stati Uniti. Edberg sta giocando la sua quinta finale in 6 anni qui a Wimbledon. Insomma, i titoli ce li hanno tutti. Edberg a servizio 2-1 Becker. 15-0. E al quinto set forse Rino sentono anche loro, che pure sono abituati a queste grandi finali, a questi grandi scontri, un po' di tensione, perché i doppi falli di Edberg nel secondo gioco, il doppio fallo di Becker nel terzo, forse mascherano o comunque evidenziano un pochino di paura. Distinto questa volée di dritto, quasi di difesa personale. La riflessi con una volée. Quella bassa di rovescio molto difficile. Sì. E questa era difficile trovare lo spazio per mettere la racchetta tra la palla e il corpo. Con una volée di gran riflesso Edberg ha salvato contro Lendl l'unica palla break che Lendl ha avuto nel match di semifinale. Non passa la volée di dritto di Edberg a campo libero. 30-15. Ma adesso c'è suspense. Si vede una buona prima palla esterna. Edberg 40-15. 40-15. Aveva sia effetto che velocità, era un'ottima prima palla. Questa volta invece non riesce a dare alla palla la copertura. Ha centrato completamente, ora è un pochino più difficile giocare la seconda, perché deve ritrovare la giusta impugnatura. Doppio fallo, bravo Ubaldo. 40-30. Succede? Sei doppi falli per ciascuno, 40-30. E ancora seconda di servizio. La risposta di dritto di Becker. Ha giocato una seconda un po' timida, Edberg. Un po' centrale. Becker subito è stato prontissimo. Ha fatto un passo laterale, si è trovato lo spazio. E poi ha tirato il dritto. 40 pari da 40-15. 2-1 Becker, quinto set. Prima vincente in diagonale. È sul dritto, Becker non ha avuto proprio il tempo di coprire, di chiudere il movimento. Questi game sono belli perché ogni punto... Le palle break qui sono dei match point, o possono essere dei match point. Risposta da... Ma straordinario. Sì, da 5 stelle. Eccezionale, perché aveva servito benissimo Edberg. Sì, difficoltà 10 nella scala Mercalli del tennis. Vantaggio pari. Ok.
risposte importanti perché costringono chi serve ad aumentare il rischio. Si sposta Baker per rispondere di dritto. È fuori la volée di bassa di rovescio di Edberg, palla break. Advantage Becker. Proprio mentre Edberg lanciava la palla in alto e la lancia parecchio alta, Edberg si spostava, pronto proprio a colpire di dritto. Palla break e seconda di servizio. Con anche un po' di sole in faccia. E un po' di vento. Un po' di paura. Doppio fallo di 4 metri, quindi due doppi falli di Edberg gli costano il break. Boris Becker conduce 3-1 nel quinto e decisivo set. Beh, due doppi falli, eh? Eh sì. Si vedeva che aveva paura prima di servire quest'ultimo, quest'ultima palla, ha provato due o tre volte il lancio e non era convinto. Thank you. Sì, Edberg ci ricorda Roberto Lombardi, aveva servito due doppi falli anche nel game precedente. Doppio fallo anche di Becker. Insomma, non sono mica fatti di acciaio. Nel quinto set. Anche l'acciaio della Ruhr lì. Sette doppi falli ciascuno. Sono più degli ace. Soprattutto nel caso di Edberg. Ma 6 nel quinto set. La volée di rovescio di Becker prende in contropiede Edberg, 15 pari. 15. Tutto il campo. Colpito male. Becker si è sbilanciato nel giocare una volée alta di dritto che apparentemente sembrava facile. È che non aveva colpito tanto pulita la palla neppure Edberg. Si era alzata molto. La palla di Edberg è stata proprio sporca. Questo dritto era proprio facile invece. C'era tutto il campo. 15-30. E non c'è game in questo quinto set che sia andato proprio liscio tranne il primo, quello vinto da Becker. Perfetta la volée di dritto di Becker per il 30 pari. 30 all. Su questo campo centrale Becker ha ottenuto 21 vittorie su 22 incontri. Ha perso solo la finale contro Edberg del 1988. Le altre due sconfitte a Wimbledon, una sul campo numero 2 contro Bill Scanlon nell'84 e una sul campo numero 1 contro Peter Doan nel 1987 al secondo turno. Sul violento rovescio di Edberg sbaglia la volée di dritto Becker, palla break, palla per il contro break. 30-40. Adesso mi sto davvero divertendo.
Becker ha annullato due palle break sull'uno pari. E un altro errore nel volley alta di dritto da parte di Becker consente a Edberg di recuperare il break. 3-2 Becker, quinto set. Più stabilità. Più flessibilità. Più ammortizzazione. Trinomic Puma. Tripla azione vincente. Estusa. Tennis Rackets and Strings. Belfe Tennis. Big match. Stefan Edberg serve. Becker è in vantaggio per 4-3 nel quinto set. Stato un break per parte. Becker è andato 3-1 con il servizio a disposizione. È stato raggiunto sul 3 pari. Non fa tempo Becker a chiudere il movimento del dritto. È difficile quando Edberg serve in quel modo. Traiettoria ad uscire è lunghissima. Servizio centrale. Mi sorprende Becker. 30-0. Lo sorprende perché non aveva quasi mai servito così. Bellissima risposta di Becker, proprio nei piedi. Edberg non riesce a tirar fuori dall'erba quella palla. È difficilissimo. L'ha tirata nelle stringhe. Palla che scende dopo la rete. 30-15. Volley bassa di dritto questa volta di Edberg, straordinaria, molto buona, e al tempo stesso Becker non è ancora mai riuscito a giocare un passante di dritto in corsa, proprio perché la palla di Edberg non si alza dall'erba, rimane quasi nell'erba. Più Becker non è che sia proprio rapidissimo nello scatto. Un'altra volley bassa di dritto di Edberg, 4 pari. Negli ultimi game il servizio è tornato ad essere incisivo. Importante, sì. 4 games all, final set. E comunque sul 4 pari e sul 5 pari, che, o sul 4-5, che sia il servizio può anche abbandonarti, quando meno te lo aspetti. Se non ti entra la prima, sulla seconda un po' di FIFA c'è sempre. E non è che nessuno dei due pensi al mezzo miliardo che c'è in palio per il primo premio. L'ultima cosa a cui pensa. Una bella risposta di rovescio di Edberg. Servito una seconda un po' corta Becker. Edberg ha fatto a tempo ad aprire. Primo punto di un game molto importante, perché sai, il quinto set ti mette pressione, Sì, sai, stai 30-0, già servi con un'altra tranquillità. Ha chiamato fuori sia in lunghezza che in larghezza la macchinetta e il giudice di linea. Eccezionale.
tutta la risposta da Cineteca. Rivediamo. Prodezza di Edberg, 0-30. Ha risposto bene due volte, ma la seconda, mentre con la prima aveva provocato l'errore di Becker, qui non c'era assolutamente nulla da fare. Eh no. Vediamo come reagisce Becker a questa situazione. C'è anche il vento a disturbare chi serve. E seconda palla. Molto bene Becker. Eh sì, si andava a 0-40 e ha rischiato perché Edberg aveva risposto benissimo. Però ha preso bene la rete sul passante di rovescio. Guarda che volley difficile, ah, ha dovuto sì. Giocare. Qui vediamo la volley invece. Questa volley, è la stop volley. Bel taglio giusto. Messo la palla appena oltre la rete. 15-30. Un paio di metri dietro la riga di fondo Edberg, come sempre. E questa volta invece è in ritardo. Becker. La palla è morta subito dopo la rete. Eh sì. 15-40. Sul 4 pari. Qui Becker ha bisogno di trovare il servizio. Perché in questo game non l'ho aiutato molto. Sono quasi match point. Edberg che si appresta a servire per il match, ma soprattutto per il titolo di Wimbledon. Che emozioni in questo quinto set, ne sono successe davvero di tutte. Edberg è andato indietro di un break perché Becker è stato 3-1 e servizio a disposizione. È stato raggiunto sul 3 pari Becker, poi sul 4 pari c'è stato il break provocato da due grandi risposte di Stefan Edberg e da un pallonetto. Edberg serve con le palle nuove ed è un piccolo vantaggio. E altro che. Tentato una prima esterna. Fortunato, sì, ma anche coraggioso. Sì, ha tirato tutto braccio e non è che è stato lì a... La Pepino. Tirato forte sia di dritto che di rovescio. 0-15. La volée di rovescio di Edberg. 15 pari. Che sembra più eccitato del solito. Sì, si sta caricando. Tra parte, se non si eccita la finale di Wimbledon, mi devi dire quando si deve eccitare. Potrei dirtelo, ma non qui. Beh. Prima di servizio vincente, 30-15. 30-15. Edberg è a due punti dalla vittoria. Quando si scordina così nel servizio fa fatica a servire la seconda palla. E prima in un'occasione identica ha fatto doppio fallo. Per...
la politica di rovescio con la quale si è opposto alla dirompente risposta di dritto di Becker. Straordinario, poi ho visto uno scatto da parte di Edberg che non gli avevo mai visto fare. Quante volte abbiamo detto che Edberg ha la migliore prima volée dopo il servizio? Però questa era di una difficoltà enorme. Match point. Due match point per Stefan Edberg. Ha fatto un miracolo nel punto precedente. Quasi un urlo di delusione da parte del pubblico che non è entrata la prima palla. Quadrato. Sarà naturalmente da parte dei sostenitori di Edberg. Gran risposta di rovescio di Becker. Beh, eccezionale. Tennis ai massimi livelli in queste ultime battute, conferma della classe dei due giocatori. Tirato una sbracciata di rovescio da far paura Becker su una bella, bella battuta di Ed. Match point numero 2. Sulla riga, la seconda di servizio, la prima di servizio di Edberg, lancia in tribuna la palla, vince per la seconda volta il torneo di Wimbledon. L'abbraccio affettuoso tra i due giocatori, che sono rivali, ma è una rivalità schietta, una rivalità leale, una magnifica rivalità quella tra Boris Becker e Stefan Edberg. Ebbene, a Edberg è riuscita la stessa impresa che era riuscita contro Pat Cash nella finale dell'Australian Open nel 1987, quando aveva vinto i primi due set, aveva perso il terzo e il quarto e aveva poi vinto il quinto. La stessa successione di punteggio Stefan Edberg l'aveva realizzata nei confronti di Boris Becker l'anno scorso a Roland Garros, anche lì vincitore piuttosto netto dei primi due set, poi ha subito la rimonta, ma al quinto set, quando sembrava che non ne avesse più da spendere, ha vinto ancora lui. Per quanto riguarda la storia di questo torneo, l'ultima finale che ha avuto la stessa successione di punteggio con il vincitore che si è aggiudicato i primi due set e poi ancora il quinto è quella del 1946, firmata dal francese Yvon Petrat, che ha battuto Geoff Brown 6-2-6-4, 7-9-5-7, 6-4. C'è qui Edberg che lancia le magliette in tribuna. Intanto ci sono i preparativi per la premiazione. 2 ore e 58 minuti la durata dell'incontro. Ma io mi limito a dire questo perché è una tesi che è stata dibattuta per anni. Era talmente confuso, Rino, scusate, ti interrompo, che si è messo la maglietta alla rovescia, Stefan Edberg. Ed Annette, la sua ragazza, sorride. Dicevo che questa situazione di punteggio, l'andamento di questa partita, offre l'opportunità di smentire un convincimento che era abbastanza radicato, anche in alcuni esperti, quello insomma che Stefan Edberg fosse un giocatore incapace di lottare. È il fatto che alle volte il suo atteggiamento, ecco i duchi che arrivano, alle volte il suo atteggiamento non lascia trasparire quelle che sono le sue emozioni. Oggi viceversa le ha mascherate di meno. Sì, era molto carico. Bella soddisfazione vincere il quinto set, quando nel quinto set si è indietro 3-1. Intanto noi telefoniamo a Ladbro perché si tenga pronto domani mattina per riscuotere le nostre poche sterline, ma comunque 6-1. Soliti convenevoli, i duchi che vogliono parlare con i raccattapalle per sentire parole che non ricorderanno mai. Sono sempre le stesse. I giocatori sono lì che aspettano. Prezzo che si deve pagare alla tradizione. Ecco qui la coppa. Sa perché c'è un piatto per le donne e una coppa invece per gli uomini. La edizione di Wimbledon numero 104.
Wimbledon si è giocato per la prima volta nel 1877, quindi pensate quanto tempo ci è voluto per costruire una tradizione. Non a caso questo è l'avvenimento tennistico più prestigioso del mondo, in assoluto uno degli avvenimenti più sportivi, più importanti del calendario sportivo internazionale. Quest'anno si celebra nello stesso giorno della finale della Coppa del Mondo di calcio. Vediamo se la Germania riesce a compensare la delusione provocata negli appassionati tedeschi dalla sconfitta di Boris Becker, che è venuta qualche giorno dopo la incredibile eliminazione di Steffi Graf. Ecco qui Becker che riceve il premio, il secondo premio. Un piatto di consolazione. È un piatto amaro, perché chiaramente quando si arriva vicino ad una grande conquista come questa, ecco Stefan Edberg. A due anni dal suo primo successo, quello del 1988. Vince il suo quarto titolo in un torneo del Grande Slam. Ha vinto in Australia nel dicembre dell'85, nel gennaio dell'87, ha vinto qui nell'88. Applaude anche Boris Becker, insieme ai 13-14 mila del Center Court, insieme a Annette Olsen e al fratello di Stefan Edberg, gli assomiglia come una goccia d'acqua. Sì, sì. Sa che non giochi altrettanto bene, difficile, Bisogna dire questo: nel suo complesso la partita non è stata straordinaria sul piano delle qualità, ma ha compensato, ha largamente compensato questo aspetto, offrendo emozioni incredibili nel quinto set. Viene premiato anche come consuetudine anche l'arbitro della finale, Jeremy Shales, che ha arbitrato tutte e cinque le finali di Wimbledon in anni diversi naturalmente. E poi giudice arbitro Alan Mills. Se la guarda bene la coppa Stefan Edberg, sì, non è che se la porta a casa, la deve lasciare no, qui. No, certo, però avrà il suo nome inciso e stavi dicendo, Rino, che questa finale ha avuto dei momenti così e così come gioco. Sì, però molte emozioni. Nella finale di Wimbledon innanzitutto si sopporta qualsiasi tipo di gioco, purché ci siano le emozioni. Certo, se la partita fosse andata via come era cominciata, dominata da Edberg, senza la grande reazione di Becker, forse saremmo delusi. Certo, e magari è molto più contento, anzi sono sicuro che è molto più contento lo stesso Edberg. A questo punto sì. Che la partita sia finita al quinto. Eh beh sì, è una vittoria, perché altrimenti avrebbero detto beh sì, una brutta giornata di Becker. Non ha giocato, invece insomma Becker è tornato gagliardamente in partita. Ha avuto quel momento di sbandamento sul 3-1 nel quinto set, un doppio fallo e due volee alte di dritto sulle quali è arrivato squilibrato. Ha avuto un difficile rapporto con il terreno Becker qui quest'anno, insomma un equilibrio meno stabile del solito. Sì, è scivolato spesso. Abbiamo detto all'inizio che Stefan Edberg con questa vittoria avrebbe scavalcato Becker nella classifica mondiale, quindi torna lui al secondo posto, ma tutti e due sono naturalmente all'inseguimento di Ivan Lendl, che li attenderà per prendersi la sua rivincita all'Open degli Stati Uniti, che si concluderà il 9 settembre e che noi naturalmente seguiremo dal primo giorno, perché ricordatevi che il grande tennis appartiene a Telecapodistria. Siamo comunque soddisfatti, felici, anche se un po' stanchi, di avervi raccontato anche questa edizione del più importante torneo del mondo. Io ricordo a qualcuno che magari ha aperto il televisore adesso che Stefan Edberg ha battuto Boris Becker con il punteggio di 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4. Ringrazio ancora tutti i tecnici, Marcello Petrone, Elena Pero, Renato Farina e gli altri amici che ci hanno accompagnato in questa avventura. Ringrazio naturalmente Ubaldo Scanagatta, Roberto Lombardi che è qui alle nostre spalle, Luca Marianantoni, Darino Tommasi, il più cordiale saluto. L'appuntamento con il grande tennis è per Flushing Meadow. Grazie ancora, arrivederci.